quando le leggi razziali 1938 hanno impedito a chi era considerato non di razza ariana, era il mio caso, di andare all'università, ho messo un laboratorio in camera da letto e ho fatto un esperimento sull'embrione di pollo che mi ha portato alla scoperta della morte della cellula nervosa. Un embrione di pollo naturalmente è una creaturina molto piccola con due abbozzi che sono gli arti, l'ala e la zampa. Tagliando con un ago uno di questi abbozzi, l'ala o l'arto, io mi sono resa conto che le cellule nervose che avevano iniziato a svilupparsi morivano. E da questo io sono arrivata alla conclusione che la cellula nervosa ha bisogno di qualche stimolo, ed era il tessuto, o qualche nutriente che veniva dal tessuto. Mancando questo tessuto periferico, l'abbozzo dell'arto o dell'ala, le cellule vanno incontro a morte, e quella è la prima dimostrazione di una degenerazione cellulare, perché la cellula nervosa in via di sviluppo non riceve messaggi dalla periferia che mancano. E io facevo sezioni, come si fanno normalmente, piccole sezioni una dopo l'altra a qualche ora di distanza. Quindi quel processo che è statico visto in una sezione diventa come al cinematografo, dinamico, perché un'ora dopo l'altra io potevo seguire la distruzione di queste cellule, la loro scomparsa, perché degli spazzini, che in quel caso erano i macrofagi, le portavano via. Noi sappiamo che questo avviene. Questo l'ho fatto nella mia camera da letto durante la guerra a Torino nel 1942-43-44. È stata una scoperta al momento sconvolgente. Io venivo dalla terribile esperienza della guerra, dai campi di battaglia, della morte. Io vedevo queste cellule morire come i soldati in guerra. Era un riferimento a quello che è la vita normale, la vita tra gli uomini. Diciamo in una sezione di microscopica, gli altri non vedono altro che puntini neri, io vedevo cellule che si muovevano e come in un campo di battaglia, feriti e morti. In me prevale la capacità intuitiva su quella raziocinante. Quindi è più un modo artistico portare avanti il mio lavoro che un modo cosiddetto scientifico. È il punto in comune della scienza e della cosiddetta arte, cioè intuizione. Diciamo che noi due siamo gemelli, abbiamo fatto una strada differente, è vero? Ma in certo senso c'è molta somiglianza nel modo di vedere o la vita, come io la vedo dal lato scientifico, o dal lato artistico, come la vede lei. Io chiamo i cosci. A me piacciono moltissimo le veneri del passato greco e romano, nel quale mancano le braccia o mancano delle parti del corpo che si possono intuire anche se non ci sono. Suggeriscono delle cose che non si vedono, ma che pure ci sono. Questo è preso dagli esperimenti di Wilson, della camera che urtano. È un po' un ricordo dell'universo rivisto da una forma del tutto differente scientifica. Questa è la camera bolle. She simply took from a photo. This is a photo which she enlarged. So she interpreted something which is true, real. E questa scultura rappresenta? Che cosa rappresenta? C'è quelque chose. Lion, la vie et la mort. Je pense toujours à la vie et à la mort, comme à les deux extrémités de nos passions, de notre vie.
La vita e la morte sono due fenomeni strettamente correlati l'uno all'altro. Una cellula può, attraverso il ciclo di divisione cellulare, aumentare numericamente e poi differenziarsi, oppure può, con un ciclo abnorme cosiddetto, andare alla morte, ma sono due cicli simili. In altro senso, noi abbiamo oggi un concetto dal punto di vista della morte a livello cellulare molto differente da quello di una volta. Si pensava un tempo che la morte fosse sempre una deprivazione, un'azione negativa. Oggi invece la vediamo anche come un fatto positivo. È un ciclo che si risolve nella morte anziché nell'aumento. È sempre un ciclo cellulare, cioè è un fatto fisiologico. Non è la fine, non è più quell'aspetto sinistro che noi leghiamo alla morte. Ah, Gioia, è insieme al Signore. Scusa, Gioia. E arrivederci. Grazie.